Forse sono passati un po' più di anni di quanto ci si potesse aspettare, però pensiamo che ne sia valsa veramente la pena. Ecco dunque in anteprima la prova della nuova BMW Z4. Crescono le dimensioni, ma anche il dinamismo, e torna la capote in tela. Un richiamo alla generazione precedente, ma anche alla progenitrice delle roadster BMW, ovvero la Z3. La linea finale non si è di molto differenziata dai concept presentati in precedenza e dona alla vettura personalità e grande dinamismo da qualunque punto la si guardi. È lunga 4,32 metri, larga 1,86 ed alta 1,30, mentre ad accorciarsi è stato il pasto, che ora misura 2,47 metri. Sia davanti che dietro si presentano fari a LED, con optional quelli a fascio di luce intelligente Matrix. La fiancata è invece caratterizzata dall'ampia presa d'aria verticale dietro al passaruota anteriore. Dietro si fa bella schiacciata con un piccolo spoiler ed il doppio scarico tondo per le versioni con propulsore a 4 cilindri. La capote si riapre e chiude in 10 secondi, sia da fermi che in movimento, e la scelta del soft top la rende molto elegante. Il bagagliaio offre ben 281 litri in ogni condizione. Due trolley entrano senza problemi. Gli interni sono ricercati e pregiati e tanta della tecnologia presente sulla nuova Z4 è stato prelevato direttamente dalla BMW Serie 3. Forse un po' troppo per chi cerca soltanto un feeling di guida molto sportivo? Anche gli interni trasmettono subito grande dinamismo, ma anche tanta tecnologia, perché molto è stato prelevato dalla nuova BMW Serie 3. Penso ad esempio al nuovo quadro strumenti, completamente digitale, l'unico disponibile già di serie da 12,3 pollici, oppure il sistema dell'infotainment che offre un display da 10,25 pollici. E non mancano inoltre le indicazioni HUD che sto leggendo proprio qui, proiettate sul parabrezza. Complessivamente la qualità è veramente impeccabile sia nell'assemblaggio che nella cura e nella scelta dei materiali, anche se forse per questa roadster avrei scelto qualcosa di leggermente più semplice. Ci sono un pochino troppi tasti che vanno a distrarmi mentre sto guidando, e quindi ben fatto BMW, però magari qualche cosa un pochino più minimal poteva starci. La nostra prova su strada comincia con la versione 20i dotata del 4 cilindri in linea da 197 cavalli. Abbiamo scelto di iniziare con questa versione perché per il momento dispone del cambio ad 8 rapporti automatico, ma più avanti arriverà anche con il manuale a 6 marce, quindi più adatto ai puristi. Ma se volete più potenza potrete scegliere anche la 30i dotata sempre dello stesso propulsore, ma portato a 258 cavalli. Già dopo pochi chilometri posso dire che le sensazioni sono molto positive per quello che riguardano lo spirito roadster. Purtroppo il tempo non ci dà la possibilità di aprire la capote in tela, però per quanto riguarda il rombo che sentiamo provenire dal doppio scarico ed emanato dal piccolo ma corposo 4 cilindri, beh, le sensazioni sono davvero molto positive, simboleggiano l'animo di sportività e di dinamismo che BMW ha voluto collocare all'interno della sua nuova vettura due posti, per cui possiamo dire che già dalla versione base della motorizzazione più piccola il divertimento non manca. Per guidare la propria BMW Z4 sono disponibili tre tarature che sono impostabili tramite dei comandi posti qui sulla plancia centrale nella parte del tunnel. In questo caso con la motorizzazione più tranquilla, per modo di dire, abbiamo la funzione Comfort, la funzione Eco Pro per risparmiare ulteriormente, o ancora la versione Sport se si vuole tirare fuori il massimo sia in termini di potenza che di sound da parte della vettura. E dopo la prova su strada è giunto il momento anche di scendere in pista con il potente modello M40i.
Dalla prova in anteprima della nuova BMW Z4 ci piace la linea, che segue il nuovo corso stilistico ma non abbandona la tradizione, anzi, ribadita la scelta, secondo noi vincente, del tetto in tela. L'insonorizzazione è eccellente e dunque questa Roadster si presenta bene sia ai lunghi viaggi che all'uso in città, in particolar modo con i 4 cilindri. Inoltre, un bagagliaio capiente e sospensioni morbide permettono di dire che può essere una vettura adatta a tutti e che non limita la libertà d'azione. Non ultimo, il perfetto bilanciamento 50-50 tra due assi, che rendono la versione M40i dinamica e precisa, unita ad un impianto frenante instancabile. A suo sfavore gioca il sistema di infotainment degli interni. Un solo schermo digitale sarebbe stato sufficiente e se si guida con il navigatore in funzione, le distrazioni ci sono. Per chi cerca invece il divertimento, l'unica versione veramente adatta è quella con i 6 cilindri da 340 cavalli. Per le altre, il problema principale sono le sospensioni, sin troppo morbide, che allontanano l'idea di un'auto utilizzabile anche in pista. Infine, non può passare inosservato il prezzo. Per acquistare una Z4 servono almeno 43.800 euro per la versione S-Drive 20i, da 197 cavalli. Per quella da 258 ne sono richiesti ulteriori 9.300. Dinamica, precisa e bella da vedere, la nuova BMW Z4 si è fatta attendere come una ragazza al primo appuntamento, ma ha senza dubbio lasciato a bocca aperta. Un'ultima postilla che dedichiamo a tutti i detrattori dell'alleanza BMW Toyota. Nascere dalla stessa madre non significa essere uguali, e questo vale tanto nella vita di tutti i giorni per noi esseri umani, quanto per le vetture. Provare per credere. Pillola blu o pillola rossa? Fateci sapere cosa pensate della nuova BMW Z4. Scriveteci nei commenti, mettete un like se vi è piaciuto il video e ricordatevi di leggere il nostro articolo completo.